Napoli vincente, bello e soprattutto un Napoli che nella ripresa riesce a fare di tutto in positivo e anche in negativo, sbagliando due calci di rigore con Zielinski, ma va bene così, va benissimo così perché è un Napoli che vince 3-0 in Scozia, si mette lì in testa alla classifica del girone A con 6 punti dietro. Ci sono Ajax e Liverpool, è un Napoli che mette un piccolo tassello perché è ancora presto, perché dovremo ancora sudare tanto con le due sfide che arriveranno con l'Ajax nei prossimi periodi, ma è un Napoli che dà una piccola spallata a questo girone, un Napoli che continua ad essere vincente quando poi le altre squadre perdono quella verve, quella giocata che insomma i Rangers hanno provato a fare per tutto il primo tempo. Un Napoli che in alcuni calciatori era sembrato meno convinto del solito, poi però nella ripresa è successo di tutto tranne quello che insomma ci aspettavamo: due rigori sbagliati, tutti e due da Zielinski, il terzo calcio di rigore. Secondo per rassegnazione con Politano che la mette dentro, poi segna Raspadori, giocata di nuovi Dombélé, Olivera, Raspadori e poi il finale con i due colored del Napoli, Anguissa e Dombélé che costruiscono il 3-0. Fatemi dire subito una cosa, al di là dell'errore, errore piccolissimo dell'arbitro Loz nel finale, dove non ha visto che Rachmani l'ha presa di pancia, e meno male che c'è il VAR, e il VAR in Europa funziona bene e funziona sempre, ma dobbiamo dire bravo a questo arbitro che non ha avuto nessuna paura sul calcio di rigore di Simeone ad estrarre anche il rosso, a far ripetere, grazie anche al VAR, peccato perché Politano aveva segnato, ma a dare dopo 5 minuti l'ennesimo calcio di rigore su un tocco netto di mano in area sul tiro di Kvaratskhelia. Io in Italia non so se quei due rigori gli arbitri italiani l'avrebbero dato, però l'importante è che sono arrivati, che il Napoli ha vinto e il Napoli ha anche convinto. C'è da rivedere qualcosina, il Napoli aveva sofferto in alcune giocate, soprattutto nel primo tempo, sembrava non riuscisse a fare bene il suo gioco di passaggi, qualche passaggio errato, qualche giocata un po' frettolosa, qualche giocata un po' troppo leggera, però poi è andato tutto bene. Francesco Rabona è vittoria importante, questo dobbiamo dire. Le abbiamo vissute tutte durante il match. Diciamo che è difficile vederla con te la partita perché io sono emotivo, tu riesci a superarmi in maniera molto facile, però è sempre bello vincere così, soffrendo anche minimamente, però la partita si era messa male dopo i due rigori sbagliati. L'unico nero della partita sono i rigori, come abbiamo detto. Tu hai detto, dobbiamo dirlo perché forse lì al secondo rigore non lo deve ribattere Allora, io Zielinski. odio la gerarchia, odio i cambi perché devo giocare per i cacciatori che stanno da 4-5 anni. I rigori li deve battere Kvara. Lui ha forza, decisione, Dopo, anche dopo allora, sono una pulsione. è 0 a 3, intanto mi dicono giustamente che il risultato è segnato 0-2. Grazie Allora, Davide, Davide in regia, vai. sulle punizioni ci va Zielinski e Mario Rui e Kvara lo buttano esternamente. Sì. E Sul secondo rigore c'era dato Kvara e l'ha è voluto andato tirare. Politano poi lì. Vabbè, poi là diciamo che forse, come dire, c'era quella mezza gerarchia dopo Zielinski, forse c'è Sì, però Politano. non possiamo perdere partite o pareggiare perché dobbiamo rispettare la gerarchia. Per vincere i campionati bisogna guardare in faccia a nessuno. Io mi auguro che Spalletti da domani prenda una decisione su chi Su chi deve battere i deve. calci di rigore, è vero, forse questo diciamo che dovrebbe essere Zielinski, però ragazzi, dopo Ma non è all'altezza, secondo me terzo non è rigore all'altezza, sbagliato, perché era, perché cioè, le ha due tirate lui e due, uno Osimhen, le ha tirate diciamo. due lenti, male,
senza forza. E poi una nota positiva, Ndombele. Sì, che vero, ha giocato nel suo ruolo. Io te l'ho detto pure durante la partita, da interno, che tu eri preoccupato, sì, giustamente avevi paura che lo mettessi davanti alla difesa. Davanti alla difesa fa paura perché perde palla, non c'ha la concezione del play, ma da interno, da mezzala fa la differenza. Io mi auguro che più o poi con la forma possa giocare titolare al posto di Zielinski. Va bene, va bene, va bene, vedremo, vedremo. Allora intanto Costantino scrive: direttore, vogliamo le vostre live reaction. Lo faremo, ragazzi, perché oggi ho urlato come al solito, ero preoccupato, poi ci siamo finalmente rilassati per fortuna, e per fortuna mancava Soviero. E mancava Soviero stasera perché era così. Mi lascio immaginare. Allora, dovremmo avere già collegato Max Zumi. Max, eccoci collegati anche con te. Eccolo qua il nostro Max. Allora, ti lascio subito la parola perché voglio sapere da te come l'hai vista. È chiaro che è una partita che ha avuto mille emozioni, possiamo dirlo questo? Da mille colori. Da mille colori, bravo. Sì, 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 sì. Buonasera a te, ciao, Francesco. Ciao. Buonasera, Francesco. E un saluto a Davide in regia. Sì, è stata una partita emozionante, è stata una partita intensa, è stata una partita come ci si aspetta che sia una partita di Champions in un campo del Regno Unito. Bravo. Stasera abbiamo visto una squadra che ha affrontato il Napoli che da un punto di vista tecnico era sicuramente nettamente inferiore agli azzurri, però da un punto di vista dell'intensità, della voglia, della grinta, dell'aspetto fisico se l'è giocata fino a che il Napoli gliel'ha concesso. Quando il Napoli nel secondo tempo ha deciso comunque di giocare, ha deciso comunque di fare il Napoli, non c'è stata più partita, perché per quanto tu possa avere intensità, ma la qualità, le giocate del Napoli, le giocate dei singoli e soprattutto il sistema a centrocampo e difensivo che stasera ha impostato Spalletti, credo che abbiano sfiorato la perfezione. Io ho visto un grande Napoli nonostante i due episodi storici, perché francamente io non mi ricordo due rigori sbagliati, me ne ricordo tre sbagliati da Beccalossi, mamma mia, Palermo pure. Sì, in una partita, però due sbagliati in Champions io francamente non me li ricordo. Ovviamente non voglio fare un atto di accusa a Zielinski, perché non mi sembra il caso, perché i due rigori sicuramente vanno a macchiare una prestazione secondo me eccellente di questo calciatore. Non ci dimentichiamo che comunque il rigore nasce per una giocata visionaria di Zielinski. Zielinski di prima mette in corridoio in profondità Simeone, lo mette davanti alla porta, insomma è una giocata di spalle veramente senza guardare, veramente avendo le conoscenze calcistiche e tecniche che solo lui ha. Poi francamente i rigori non li sbaglia chi non li tira. Se abbiamo perdonato Osimhen settimana scorsa, non vedo perché stasera non dovremmo perdonare Zielinski. No, diciamo no, anche a corroborare, a corroborare una prestazione e una vittoria del Napoli che veramente stasera per l'ennesima volta e sugli scudi. La squadra di Spalletti è indiscutibilmente in questo momento la squadra che esprime, al di là dei risultati, ma esprime francamente il miglior gioco in Italia e soprattutto in questo girone. Io ieri ho visto anche l'altra partita, ma sia Liverpool che Ajax sono lontani anni luce dal gioco e dalle occasioni create dal Napoli. Con questo non voglio dire che sarà una passeggiata contro l'Ajax nelle prossime due partite, assolutamente no. Però ragazzi, il Napoli, che se ne dica, produce palle gol in quantità industriale e secondo me stasera l'unica critica che si può muovere, che poi non è una critica, è stata proprio quella di essere forse un po' troppo teneri quando ci sono state le occasioni da gol. Bisognava comunque metterle a frutto, bisognava comunque segnare prima. Il Napoli le opportunità le ha avute, ne ha avuta subito una con Zielinski che ha scheggiato il palo, ne ha avuto un altro paio con Kvaratskhelia, ne ha avuta una con Politano, quindi già nel primo tempo. Nel secondo tempo è stato straripante il Napoli, quindi voglio dire, una squadra che ti crea tantissime occasioni da gol è una squadra che lascia veramente
un ottimo senso di fiducia nei tifosi e in noi addetti ai lavori che la seguiamo. Lasciami, Francesco, fare un plauso a Simeone, perché Sì. questo ragazzo comunque ha una Ha voglia, lottato. ha una dedizione, lotta, combatte, anche se ha toccato pochissime palle. Comunque è un giocatore che dà veramente una grossa mano alla squadra, fa movimento, si fa trovare sempre disponibile, è sempre pronto a sfruttare la profondità anche in quella mezza volta che gli capita. E altro gesto tecnico che stasera voglio sottolineare è il gol di Raspadori. Sì, bello, Raspadori, bello. Raspadori, a parte la bellezza dell'esecuzione mancina, e lui non è mancino e lo sappiamo, ma Raspadori fa un gesto tecnico, mette il corpo tra lui, il pallone e l'avversario in una maniera da centravanti navigato, da centravanti che gioca da 20 anni in Champions League. E molto probabilmente ricordiamoci che stasera Raspadori faceva il suo esordio in Champions League, quindi il gesto tecnico di mettere il corpo tra l'avversario e il pallone, a coprire il pallone e tirare di sinistro che non è il suo piede e fare gol a un portiere che stasera sembrava veramente baciato Incredibile. dalla fortuna. Stasera il 41enne McGregor sembrava veramente Yashin, quindi è stata una sensazione enorme. A centrocampo io ho visto il solito enorme. Oramai io non ho più aggettivi per definire Anguissa, che all'88esimo, all'89esimo va a scippare palla a Camarà al limite dell'area e fa segnare a Dombélé il terzo gol. Dombélé è entrato bene, ora bisogna capire Dombélé quanti minuti ha, perché se sono questi 7-8 minuti al momento, allora deve giocare 7-8 minuti. Io mi auguro che possa riprendersi fisicamente questo ragazzo e possa dare anche lui il suo contributo. E farei anche un grossissimo applauso alla difesa del Napoli, sempre attenta. E Francesco, tu lo sai, io sono 4 anni che parlo di questo ragazzo e sono 4 anni che lo difendo contro tutto e contro tutti. Fammi fare veramente i complimenti ancora una volta ad Alex Meret, perché Sì. anche stasera è stato chiamato in causa una volta seriamente, ha risposto presente, lo vedo più partecipe alla manovra, lo vedo più Nelle convinto uscite. nel farsi rispettare, bravissimo nelle uscite, e soprattutto lo vedo più sicuro anche a dialogare con i compagni. Cioè i compagni ora lo stanno a sentire di più e lui si fa sentire di più. Quindi per me, bravo, bravo Alex, continua così. Bene, grazie a Max. Allora, un po' di messaggi. Siamo nettamente superiori, troppo facile contro chi gioca a calci. Però, ragazzi, il Napoli poi ha giocato. Intanto, povera Rube, scrive Antoni Brusciano. La Juve ha perso 2-1 in casa. Bellissima partita, dice Luigi del Napoli, veramente imponenti. Buonasera, direttore, da Giuseppe Napolitano. Spalletti voleva far tirare il secondo rigore a Mario Rui. Non c'è altro da Sì. Che aggiungere, questo non lo so, Vince. però l'idea non era male, L'idea insomma. forse non era male, però insomma, vabbè, l'importante è che ha segnato Politano e siamo tranquilli. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, grande Napoli, dice Daniele Di Lorenzo. Mi dice Diego Marino, Sky a lutto, si parla solo di Juventus. E vabbè, così fanno, ma che vuoi fa? Ma a proposito di VAR che ha fatto la Juve, ha perso, caro Cesare. Vincenzo dice ancora arbitro migliore in campo, un fuoriclasse. Ancora Cesare, un Napoli un po' sufficiente nel primo tempo, grande concentrazione e ritmo nella ripresa. Ho visto un grande Napoli, netto miglioramento, i nuovi compreso il francese Dombélé. Che bel giocatore che è Raspadori, sappiatelo aspettare, poi ci divertiremo alla grande. Kimmich, Anguissa, strepitosi, grandissimo mercato. Come vi dissi quest'estate, saluti dal Cilento a Max e a Francesco Rabona. Allora, posso dire una Salutalo, cosa però? salutalo. Voglio essere impopolare perché noi nel primo tempo ci siamo un po' preoccupati delle giocate di Anguissa. Ma pure nel secondo, No, Tema. poi come ha detto Max è cresciuto al 90esimo, ancora correva perché ecco, poi la prestanza fisica e la possenza di questo giocatore sono incredibili. Però abbiamo visto un Anguissa nei primi minuti soprattutto, un Spento. po', come dire, un po' deconcentrato, che ci siamo messi un po' paura perché ho detto se ci viene meno Anguissa a centrocampo, con Zielinski che lo conosciamo com'è, ti fa A la te giocata batti. eccezionale, però poi anche lui, diciamo, loro a centrocampo correvano,
spingevano. Il Napoli ha sofferto delle giocate, però poi è chiaro che questa Anguissa dopo va preso solo degli applausi per quello che abbiamo, che per quello che abbiamo visto e per quello che la, come dire, la strapotenza fisica di questo ragazzo. Però dicevo, ma è soltanto una mia impressione, così che abbiamo visto nel primo tempo, qualche errore, sai, quelle finezze, quelle giocate un po' troppo sufficienti che rischiano di preoccupare poi un po' tutto il gruppo. Poi, ragazzi, però Francesco, dimmi Max. Però Francesco, scusami, la giocata un po' sufficiente dipende anche dal momento della partita. Sicuramente ci sono state un paio di giocate che possono essere apparse, diciamo così, leggere. Però andiamo ad analizzare la partita anche del Glasgow. Il Glasgow, soprattutto i Rangers, soprattutto nel primo tempo, a centrocampo praticamente non giocavano. I Rangers si abbassava e ripartiva. Una volta saltata la prima pressione da parte dei Rangers, cioè una volta saltata la pressione dei tre là davanti, Anguissa si trovava in quella terra di nessuno, perché i Rangers avevano questa capacità di ripartire a mille all'ora. Quindi lui si trovava, essendo l'unico frangifrutti davanti alla difesa, si trovava preso in mezzo in questo pezzo di campo dove veniva superato per velocità e per intensità nel primo tempo. Perché, ragazzi, Anguissa, che se ne dica, appoggio in fase di rottura non ne ha. Cioè, in questa squadra è l'unico che rompe il gioco avversario. Ma se il gioco avversario si sviluppa a centrocampo, ma se il gioco avversario si sviluppa in velocità saltando la prima pressione, lui è normale che vada in difficoltà, perché non riesce ad avere quel passo per andare a contrastare la ripartenza della squadra avversaria. Era più in affanno, ma tutto il Napoli, secondo me il Napoli è rimasto scioccato. Uno, dall'inno inglese. Bravo, dall'inno inglese è stato scioccato. Bravo. Due sono rimasti scioccati dalle facce dei tifosi e dalle facce dei giocatori dei Rangers, perché veramente avevano delle facce pronte alla battaglia, pronte al combattimento. Ragazzi, Rachmani fa una cosa il primo tempo, un'uscita dal basso il primo tempo, che non si è mai vista in un campo di calcio. Quando ha fatto lo slalom nell'area nostra in mezzo, sì, a quattro maglie dei Rangers, ha fatto una follia. Perché? Non perché è pazzo o non sappia giocare, perché veramente tutta la squadra era, secondo me, in quello stato di apprensione dell'ambiente. Ragazzi, il Napoli ha giocato contro una squadra che erano 12 anni che non giocava in Champions. Bravo, sì, contro, sì, una squadra motivatissima purtroppo per il lutto che hanno avuto nazionale, contro una squadra che veniva da due sconfitte bruttissime in Champions e in campionato, 2-4-0, contro una squadra del tutto nuova, perché Van Bronckhorst, i Rangers, li ha rivoltati come un calzino. Sì, ha fatto sei cambi. Ha, sì, ma infatti secondo me ha fatto bene a mettere il portiere, però ha sbagliato a mettere quel colombiano lì, che Moreno, là, come si chiama lui, che veramente non mi è piaciuto, insomma. No, veramente inguardabile. Però ti voglio dire, comunque il Napoli molto probabilmente l'aveva preparata su un 4-3-3 da parte dei Rangers, e stasera si è trovata un 3-5-1-1, anche questo c'è da dire. Loro a centrocampo il primo tempo erano in 5, Anguissa era da solo, perché poi lo Lobotka in posta e fa il vertice basso, Zielinski fa le giocate che comunque deve fare per creare le azioni da gol, rimane solo Anguissa. Loro erano in 5 e tutti e 5 di gamba, perché il primo tempo i Rangers andavano, Sì, sì, andavano, no, ma forte. Attenzione, ragazzi, stiamo guardando il capello per farvi capire che questa squadra ha fatto qualcosa di importante stasera, e che giustamente Spalletti ha iniziato un po' con i titolarissimi, perché, ragazzi, io continuo a dirlo, questa squadra oggi gioca senza Lozano, che ha avuto l'influenza, senza Osimhen e con Politano e con Simeone che li va a cambiare, poi tutto il resto sono i titolari. Io continuo a dirlo che Oliveira entrerà e farà grandi cose, oggi è entrato, ha fatto l'assist a Raspadori perché si è trovato in quella posizione, ma per ora, con il bene e con il male, perché Mario Rui è capace di fare delle sciocchezze
anche esagerate, ma Mario Rui rimane il titolare di questa squadra. È il mio parere, sbaglierò, però intanto Spalletti oggi lo mette e ci fa capire che con il Liverpool aveva avuto solo questa situazione, diciamo, un po' così, e quindi era andata così, diciamo. Allora, vediamo se ci sono delle dichiarazioni. Per ora no. Allora facciamo così, apriamo anche le linee, così sentiamo subito i tifosi in attesa delle parole anche di Spalletti e di qualcun altro che parlerà. Vediamo intanto che i risultati di oggi, ci sono stati un po' di novità, tra virgolette, anche la sconfitta della Juventus, ha vinto il Real, ha vinto il City, ha vinto il PSG, mentre il Salisburgo ha bloccato il Chelsea. E quindi Franci, dimmi. Perdonami, possiamo dire che questa squadra forse non ha 25 fenomeni, ma ha 25 titolari? Ma assolutamente sì, io ci metto anche gente come Zerbin. E spero che anche presto anche Gaetano, che abbiamo visto con il Sassuolo, possa avere anche minutaggio. Oggi veramente il Napoli, come hai detto tu, ha 22-23 giocatori che possono giocare tutti insieme. Non te ne rendi conto, tu non ti rendi conto della differenza quando entra uno e quando esce l'altro. Cioè, è impressionante. Allora, a parte i due portieri, Sirigu e Marfella, solo Zanoli dei giocatori di movimento non, sì, ha, che giocato. Non ha giocato, poi, penso, sì. Poi hanno giocato tutti. Allora, poi hanno giocato tutti. Prima di andare al telefono, velocemente, ecco Spalletti a Mediaset, si tiene il cervello acceso, non si va in escandescenza, anche se è un risultato importantissimo. Complimenti ai calciatori che l'hanno giocata benissimo. Loro non facevano la Champions da 12 anni, avevano fatto male due partite, quello che dicevamo prima con Max. C'era da aver timore di questa reazione feroce dall'inizio. Invece abbiamo retto, abbiamo giocato. Loro hanno reso la partita più difficile per i continui duelli, però non abbiamo mai perso di vista dove volevamo portare la partita. Devo dire un'altra cosa, e questo mi dispiace perché Politano ha avuto un cartellino giallo assurdo, perché nel primo tempo non, sia i tifosi che l'Oaz credevano che il Napoli la volesse perdere qualche secondo, ma ragazzi, il Napoli la doveva vincere. Là, secondo me, ecco, il capitano dovrebbe andare dall'arbitro e dire: guarda che noi la dobbiamo vincere questa partita. Però poi queste sono dinamiche di campo, perché l'ammonizione a Politano è assurda, anche perché viene dopo un fallo inesistente di Lobotka e poi c'è stata l'ammonizione. Allora, no, ma l'ammonizione, perché... aspetta. Per il ritardo laterale. Allora, Di Lorenzo inciampa da solo e si fa male. Esatto, sì. Il Napoli pensava che l'arbitro fermasse la gara. Invece l'arbitro ha detto: battete perché Di Lorenzo, sì, era fuori. Sì, sì, Di Lorenzo. Allora, era fuori. Il primo che ha preso il pallone è stato Anghissà, sì, per battere. E ha perso tempo. Poi è andato Rachmani. E ha perso tempo. Poi è andato Politano, che a sua volta ha perso tempo. Al terzo la OS l'ha ammonito. È così, diciamo, c'è capitato lui. Allora, ancora Spalletti: ma perché l'anno scorso problemi? Abbiamo perso un paio di partite, ma abbiamo fatto un grande campionato. Non dategli il taglio di chi vuole farcelo fallire il campionato, perché non è stato vinto con Ancelotti due anni prima il campionato con la stessa squadra e tutti i calciatori nuovi a misura del più bravo di tutti. Arrivare 19 punti davanti alla Roma, 18 davanti alla Lazio, 9 dalla Roma, l'ha già detto, però lo fate passare come un campionato normale? Vabbè, insomma, questa è un po' polemica questa risposta. Questa partita, gli chiedono cosa vi dà, ti dà la possibilità di andare a parlare di queste crescite che bisogna fare. La reazione dopo il doppio rigore sbagliato è stato importantissimo. La squadra ha continuato a martellare, aveva visto la possibilità di portare in fondo la partita. Politano, che va a battere il rigore con quella qualità, fa capire che c'è spessore. Zielinski, secondo me, è stato il migliore in campo, poi ha sbagliato i due rigori, ma anche andare a riprendersi il pallone e batterne un altro vuol dire che hai personalità. Poi i rigori si sbagliano, ma l'atteggiamento diventa fondamentale. Bene, questo, insomma, Spalletti comunque aiuta un po' il gruppo. Io credo che non abbia tolto Zielinski
e l'abbia fatto solo nel finale proprio per non demoralizzarlo, perché poi Zielinski lo conosciamo, è troppo un bravo ragazzo e rischiava di demoralizzarsi. Allora, la dai. Partita di Zielinski al netto dei due rigori è da 7,5 comunque. Sì, 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 è vero. Allora andiamo al telefono, pronto? Buonasera ragazzi, io ho chiamato per salutarvi. Oh, Cesarone! Oh. Cesarone bello, alziamo un po' la voce di Cesarone che lo sentiamo lontanissimo. Beh, allora, insomma, avete già detto un po' tutto voi. Io vi chiamo perché intanto saluto il mio amico che sta lì nella nave, che è eccezionale, no? Oggi tiene pure la tal maglietta Sex, non so che, sta scritto, ma comunque vabbè. Saluto Francesco Rabbona, ciao Francesco. Ciao, ragazzi, io volevo semplicemente dire una cosa. L'ho detto quest'estate e ne sono convinto ancora oggi. Napoli per me ha una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché è una squadra che ha delle motivazioni differenti rispetto a quelle dell'anno scorso. Non voglio nominare più i precedenti, nomino i nuovi. Ci sarà un bel vedere, Francesco, nel momento in cui cresceranno giocatori. Io credo che Spalletti starà cominciando a tremare un po', come il prossimo presidente del Consiglio in Italia, chiunque sarà esso sia, sta cominciando ad avere un po' di paura. Dice: non puoi sbagliare. No, nel senso, non è che non puoi sbagliare, Francesco, lui avrà l'imbarazzo della scelta. Della scelta. Un Dombélé che adesso sta ancora in maniera, lo vediamo ancora un po' legato, anche se stasera è in netto miglioramento, al di là, a prescindere dal gol. È un giocatore importante, un giocatore che sicuramente potrà prendere il posto di Zielinski, e si alterneranno, ci vuole alternare. E poi non avevo dubbi. No, ma figurati, Zielinski ha fatto, ma figurati, sarà difficile, perché Zielinski, così come sta a giocare, per scendere dai due gol, dai due rigori, che poi uno solo, da un rigore sbagliato, che quello ci sta, ci può stare, però ha fatto una prestazione spettacolare. Per me Zielinski in questo momento è il giocatore in più del Napoli, e lo devo dire, bisogna essere onesti, io l'ho sempre bacchettato, ma erano due anni che l'ho bacchettato. Finalmente siamo riusciti a vedere lo Zielinski che diceva il mister Daniello, no? la famosa mezzala che sa fare le cose e solo lui le sa fare quando le sa fare bene. Piuttosto la mia preoccupazione è quando comincerà a crescere il signor Raspadori, e lì comincio a vedere, ne vedremo delle belle, perché nel momento in cui Raspadori, Spalletti lo fa giocare di punta, e che secondo me una punta è un attaccante, una massimo una seconda punta può essere, chi va a giocare? E quella è la cosa bella, sarà un bel vedere, vedremo un pochino cosa succederà. Ragazzi, forza Napoli, e sono molto molto contento di questa partita. Ci vediamo domenica, alla faccia degli scozzesi, degli inglesi, per carità, tutto il rispetto possibile e immaginabile per la sciagura che hanno avuto, però sinceramente il Napoli era tre volte categorie superiori. Un abbraccio a tutti, vi saluto e buon proseguimento. Grazie Cesare. Ciao Cesare. Grazie a Cesarone. Allora, non ci sono altre dichiarazioni, stiamo aspettando la conferenza del mister, che sta parlando adesso, anche credo a Sky, vabbè, dopo avremo le ultime dichiarazioni. Maria Lupo, no? abbiamo sistemato il 3-0 sulla nostra grafica. Scriveteci, diteci la vostra sulla nostra diretta Facebook, siete tantissimi e vi ringraziamo. Allora, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Antonio dalla Germania. Ciao Antonio, buonasera a te. Preso la linea. Bene, sono contento. Da che parte della Germania? Vicino alla frontiera svizzera, vicino a Schaffhausen, Zurigo. Va bene, proprio perfetto. Dai, dici la tua. No, volevo solo dire che praticamente dovremmo dire grazie al Presidente, questo lo critichiamo sempre, però io ho 40 anni, non è che sono tanto, sono ancora abbastanza giovane. Vabbè, l'ultima volta il Napoli, mi ricordo,
in Coppa UEFA uscimmo con lo Francoforte. Sì, a quei tempi con l'Eintracht, con l'Eintracht, sì, di Francoforte. Con l'Eintracht, Francoforte, sì. Da quel da là è iniziato con un bel periodo buio per il Napoli, e da quando c'è il De Laurentiis, con tutti i suoi difetti che c'ha, ma con tutti i difetti, perché lui certe volte dovrebbe stare proprio zitto, non dovrebbe parlare, quello è il suo difetto. Il Napoli è diventato una squadra europea di spessore. Quando mai è successo negli ultimi 20 anni che il Napoli andava a vincere 4-0 con Liverpool e 3-0 a Glasgow, nella bolgia di Glasgow? Allora dovremmo essere tutti più pro presidente, basta costare 16, Bari, 20 il Napoli. Vogliamo stare in mezzo ai cinesi. Non se ne parla più, dai, è giusto, dai, che non se ne parla più. Anche qualcuno che lo critica sempre là in queste trasmissioni. Basta, grazie presidente, poi ce ne saranno sicuramente più bravi, più ricchi, sicuramente, però io mi tengo questo Napoli e mi tengo questo presidente. E grazie presidente che in 14 anni, 15 anni, quando c'è lui, io non neanche so quanti anni sono. 18 ormai. E 18, scusa, sì, è vero. Sempre costante in Europa, Coppa UEFA, Champions, Coppa UEFA, ma quando ce l'abbiamo giocato sta Champions? Solo quando c'era Maradona. E poi niente più. Neanche. Grande presidente, grande Napoli, grandi acquisti. Ho detto che quei acquisti di quest'anno erano grandissimi. Forza Napoli sempre. Ciao, grazie, grazie, grazie per la tua telefonata. Ragazzi, io lo dico, quest'anno è entrata una ventata di freschezza nello spogliatoio del Napoli. Ci sono dei giocatori che finalmente hanno fame, lo abbiamo visto, che lottano, che vanno su ogni pallone, ed è la cosa più bella. Poi ripeto, può succedere di tutto, può succedere l'imponderabile, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra e secondo me dobbiamo essere umili e continuare a fare quello che stiamo facendo. Come Raspadori, ragazzi, sentite questo ragazzo che sembra veramente entrato già nel mood di Napoli e del Napoli. È stata una bellissima serata, una grande vittoria per noi in un'atmosfera bellissima. Ti puoi intimorire, ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Abbiamo cominciato bene la stagione. Concorrenza è un reparto di livello alto e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi. Col lavoro si arriva ai risultati. È un gruppo genuino, sentite, fatto da grandi persone prima che da grandi calciatori. Ragazzi, questo potrebbe essere la forza di questo Napoli. Al di là di tutto, ragazzi, al di là di tutto, tutto può succedere, tutto può essere imbastito da queste situazioni, va bene così, io continuo a dirlo, ragazzi, continuiamo a divertirci tanto in Champions, in campionato, poi vedremo che succederà ed è questa la nostra speranza. Allora, credo ci sia un'altra telefonata, la facciamo al volo. Pronto? Direttore Francesco Molaro, buonasera a lei, sono Giuseppe Totere Tregeco in provincia di Napoli. Ciao Giuseppe, saluto, ciao. Saluto i suoi ospiti in studio. Ciao Giuseppe, intanto chiedo a Davide di alzarmi un po' il ritorno di Giuseppe. Vai Giuseppe. La ringrazio, direttore Molaro, per quello che fa sempre per noi, facendo il campionato con le sue trasmissioni. Lei anche il pomeriggio ci delizia con tutte, grazie, le novità, grazie, su Napoli. Anche puro. Su Twitch lei... Anche io sto spargendo la voce anche ai miei amici che sono di Napoli. Bravo, spammate come dico io, Club Napoli. No, no, però, no, no, loro hanno Twitch, posso farvi vedere. Bravo, su Twitch la diretta. Napoli, Club Napoli anche su Twitch, lo trovate proprio, Club sì. Napoli on News. Bravo, loro vi guardano, loro vi guardano da Parigi. Comunque volevo dire la mia su questo campionato che è iniziato in Napoli. In Napoli quest'anno ha iniziato un campionato straordinario. La squadra ci sta dando tante soddisfazioni. Io volevo dire veramente grazie a De Laurentiis, grazie a De Laurentiis per una campagna acquisti che ha fatto straordinaria. Io non mi aspettavo, dopo gli addii di Mertens, Insigne e Koulibaly, che sarebbero arrivati questi calciatori e che avremmo veramente mostrato, che avrebbero mostrato loro in campo le qualità a noi tifosi e ci avrebbero fatto ricredere di tutto l'amaro in bocca che aveva la piazza sull'addio dei big del Napoli che hanno fatto tanto negli anni. Però sono contento di una rivoluzione giovane, di un mister come Spalletti che li sa gestire molto bene. Io per due pareggi che ci sono stati non ho mai parlato, perché sapevo che erano due pareggi che ci potevano essere. Poi meglio tanto pareggiare che perdere, perché noi critichiamo tanto
i due pareggi, alle volte facciamo gli allenatori a Napoli, Spalletti deve fare questo, deve fare quello, io faccio il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore, il presidente fa il presidente, perché la nostra piazza deve parlare sempre, anche quando le cose vanno bene, solamente per due pareggi, fare gli allenatori, basta, sosteniamo la squadra, i calciatori, non litighiamo, perché i litigi sono solamente una goduria per i tifosi delle altre squadre. Dicono, guardate com'è bello che il napoletano critica la propria squadra e ci sono le gigi tra i tifosi. Invece noi no, dobbiamo praticamente essere più signori di tutti i tifosi, di tutte le squadre della Serie A, parlare poco, fare fatti e dare i risultati in campo a tutta la Serie A. Perché quest'anno abbiamo i poteri per poter dimostrare chi siamo come squadra, come tifoseria, se possiamo dare l'esempio di civiltà. E anche in campo stiamo dando veramente risultati straordinari. Ringrazio veramente Napoli e De Laurentiis per quello che hanno fatto. Io quest'estate avevo un po' di amaro in bocca, ma non ho parlato, ho lasciato tutto al campo. Io ero anche molto rimasto male dell'Insigne che andava via, ma adesso vedendo Quaraschelia, e chi se lo toglie più a Quaraschelia, non mi auguro che De Laurentiis lo blindi, diretto che lo blindi veramente con una catena all'esterno. Vero, di questo vero. Bisogna blindarlo sto ragazzo. Non lo dire più toccato. Sono veramente emozionato, non ho parole. Dico, ciao vale. Giuseppe, grazie mille. Ciao, forza Napoli! Ragazzi, i tifosi del Napoli sono bellissimi perché hanno questa voglia eccezionale, poi siamo così, insomma, la gioia ci pervade in tutto e per tutto. Allora, vediamo se ci sono dichiarazioni. C'è una dichiarazione di Bruno Giordano che dice: con tutto il rispetto per Mertens e Petagna, il Napoli ci ha guadagnato con Raspadori e Simeone. È questo. Il rigore in Champions, il Napoli ha eguagliato il record di penalty in una singola stagione. Il Napoli ha già eguagliato nelle prime due giornate di questa Champions il suo record di rigori guadagnati in una singola stagione, 4. Questo è il dato riportato da Opta, da ricordare che il primo penalty contro i Rangers, compresa la ripetizione, è stato sbagliato da Zielinski, lo sappiamo purtroppo. Ragazzi, intanto incredibile, il Napoli ha avuto 4 rigori e due e mezzo li ha sbagliati, perché dobbiamo dire che un altro mezzo, diciamo, nel secondo tiro. No, 3 ne ha sbagliati. Va bene, ne ha sbagliati 3 perché sono 3 tiri, però uno è come se non l'avesse tirato. Perché sono 2 quelli che poi rimangono ad annali, che vengono sbagliati. Perché uno dei due, i due valgono 1, purtroppo. È così, perché quello è stato fatto ripetere, capito? È stato fatto ripetere. Mi segui? Non mi segui, Max? No, è così, no. Da regolamento è così. Il problema è che, guarda là, il VAR è riuscito a vedere quel piedino di Politano. Io l'unica cosa che non ho capito, perché cioè il rigore così si ribatte. Diciamo che tutti i rigori dovrebbero essere annullati. Infatti, bisognerebbe veramente annullarli tutti. Ma mica l'ha fatto ripetere per il piede di Politano. No, l'ha fatto ripetere anche perché sono entrati i giocatori del... No! E il portiere, portiere. Solo per il portiere. Solo per il portiere, dici tu. Però se era solo il piede di Politano, la palla andava ai Rangers. Sì, l'ha fatto ripetere per tutte e due le problematiche. No, tutte solo due. Per il portiere. Solo per il tutte portiere. Due. Perché sennò, Francesco, perché se no gol. Se tu hai. No, perché tu comunque hai ottenuto un vantaggio in una maniera scorretta. Perché comunque tu non puoi entrare in aria. Gliel'ha spiegato pure al portiere. Gli ha spiegato è che stato è uscito solo, è stato solo per colpa portiere. Del portiere, non per Politano. Perché però se vedi per nel, replay, nel primo replay fanno vedere anche il piede di Politano nell'aria. Fanno vedere solo il piede di Politano. Nel replay fanno vedere solo il piede di Politano. Bravo. Dopo la Oz va dal portiere e gli glielo dice: sì, sì, quello sì. Sei stato tu sei stato a muoverti tu. E a non avere i piedi sulla linea. Quindi per questo si ribatte. Ma se il portiere rimaneva fermo ed era solo Politano ad entrare, il pallone andava ai Rangers. Va bene, va bene. Allora, ci abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sì, ciao Francesco. Ciao Mimmo, buonasera a te. Buonasera a tutti voi. Vai. Che dice, la vogliamo spendere una buona parola per i migliori preparatori d'Europa? Ma sì, assolutamente anche questo, sicuramente, sicuramente. Poi grande lavoro di tutti, perché la squadra sta bene. Ma tu vedi, sai cosa c'è? Che c'è che quando un giornalista, a prescindere di tutti, si nasconde dietro, non corrono, che tipo di preparazione hanno, pur avendo tutto lo staff di Nicola
sempre lì al solito posto da 15 anni. Sì, perché quello è lo staff. E sanno che non, la vigliaccata sta che non si possono difendere, non possono andare a spiegare. E vengono umiliate da questa specie di giornalisti che stanno a Napoli. Perché questo è proprio una, veramente roba da andiamo serie avanti, C. Andiamo avanti, vi prego, andiamo avanti, ecco, perché se no ce la vediamo con i giornalisti adesso, e mi metti in difficoltà a me. Ti devo mettere forse in difficoltà, perché una serata come questa, dove si corre in questa maniera qui, a distanza di 3 giorni, da una partita all'altra, e la Lazio, e poi lo Spezia che mette tutti e 10 davanti al portiere. Come Spalletti a gestire i calciatori col turnover? E allora, il problema, al di là, sì, Francesco, però io ti posso dire, quest'anno possiamo dire questa cosa qua, il capolavoro di vendere Petagna, che non è un giocatore dal passo di Serie A, e mettersi 13 milioni, 12, 13 milioni in tasca, ma ha fatto giuntoli tanti di quei capolavori, ma tanti di quei capolavori quest'anno che praticamente non sappiamo da dove guardare, sia nella fase di vendita, sia nella fase di acquisto, perché piazzare gente con contratto a scadenza nel giro che praticamente a di gennaio si liberava e intascarti una 80 milioni è qualcosa di pazzesco, e poi avere questa tipologia di risultati. Noi dobbiamo semplicemente accompagnarli, ecco, questo chiedo. Massimo ci riesce, tu ci riesci, ma siete in pochi, siete mosche bianche purtroppo in questa città, e allora bisogna accompagnarli nelle loro e fargli sentire pubblico e un certo tipo di giornalismo, fargli sentire il fiato sul collo, gli stiamo dietro, però non li lasciamo in qualunque momento, anche se avessero fatto 0-0 con lo Spezia, al di là di certi mugugni. Ah beh, certo. Ecco, e allora il problema sta proprio lì. Io ho visto stasera che non fa niente, la gente lì in Inghilterra e in Scozia sapevano della forza della loro squadra e hanno continuato a seguirli, applaudirli, perché loro vanno a vedere la loro squadra, indipendentemente da chi è l'allenatore o da chi è il presidente. Sono quei colori, quella maglia che da 200 anni loro, dal 1899, ammirano e seguono, possono perdere anche 6-0. Questa è cultura calcistica, ma noi qui non ci arriveremo. Mi dici, prima di salutarti, c'è Mimmo, perché così diamo pure spazio anche agli altri. Mi dai una battuta sull'Oaz, giusto? Che l'arbitro, voglio dire, io ho detto gli arbitri italiani la dovrebbero Oaz imparare da questo arbitro, la Oaz, come si dice lui, è spagnolo, la Oaz. Sembra. Ecco. Che ma ne guarda, pensi? Io penso che in generale tutti gli arbitri dell'UEFA, tutti, e anche quando gli italiani che vanno, hanno dei messaggi precisi, che le partite vanno arbitrate nel miglior modo possibile. Le partite in Italia, la differenza sta che vengono pilotate negli arbitraggi e nelle designazioni. Lo sapevo che lo dicevi. Lo dico da 20 anni, non è che stasera c'è la novità. vabbè. Dai, io ho detto imparino dall'arbitro Loaz e soprattutto anche dal VAR, perché è così. No, però me la concederanno anche chi viene dopo di me e li ringrazio. Io devo dirla questa cosa, che me la tengo sulla lingua. Io non riesco assolutamente, mettetevi nei panni dell'arbitro di Juve Salernitana, quel ragazzo che va a debuttare. Lui in quel momento, a fine partita, lasciato solo in mezzo a quello là, con Morucci che lo mantiene per il braccio, nel maniera che sta debuttando, mettete e dice, oh, mamma mia, ho fatto la fine di Bergonzi. Questo signore, no, di altri anche, è vergognoso che Nedved stasera vada in televisione e vada a dire non riusciamo a riprenderci dal gol annullateci, ma siamo proprio impazziti, ma siamo letteralmente impazziti. E il giudice sportivo, quella specie di signor Chinè, ci doveva permettere di buttare mezza Juventus lì e mezza squadra che doveva essere espulsa, che secondo me deve andare fuori mezza squadra là, Vabbè, dai, grazie. Allora, c'è un'altra macchiolina però nell'arbitraggio di Laoz. Che è successo? Nell'arbitraggio di Laoz c'è un'altra macchiolina. Cioè?
l'amico tuo, il centravanti, doveva essere buttato fuori per la trattenuta su Kvaratskhelia. Ah, è vero, là il guardaline che però secondo me glielo deve dire, eh. Là il guardaline che gli deve dire, guarda che l'hanno voluto graziare, è vero, sì, questo sì. Però diciamo che oggi non era facile in trasferta andare lì e fare subito quello che hanno fatto. Comunque complimenti, io dico, a questo arbitro. Allora, ancora una telefonata. Pronto? Buonasera. Ciao Ciro, buonasera a te. Buonasera, Ciro da Napoli. Ciro da Porti. Ciao. Allora, diretto, ma in quanti dire, siete? Straordinario, in quanti siete? Molto difficile. Ciro! Io faccio un plauso alla partita dei Simeone per gli scatti. Sì, che... sì. Quanti siete? Siamo una ventina di persone. Addirittura. Vai. Caso Farocci, come si dice. Ecco, bravo. Siete un popolo, sì, vabbè, sì, dai. Tutti tifosi, meno male, va. Simeone è stato fondamentale perché anche negli strappi che ha dato, ha messo in difficoltà la difesa, quella palla bellissima dove il portiere ha fatto una grande parata, però diretto ci manca la ciliegina sulla torta per la grande squadra. Cioè, si deve organizzare, fanno tirare 30-40 rigori a testa e si sceglie il rigorista. Perché io non penso che Zielinski è il rigorista. Perché se non mi sbaglio nel ritiro, voi avete detto, eravate a Di Maro, e avete detto l'hanno fatta questa cosa e se non mi sbaglio, ora non ricordo il nome, hanno scelto che il rigorista doveva essere o Kvara o Osimhen, io non lo so. Però allora, io credo che poi l'abbiano fatto anche tra virgolette senza gli occhi dei giornalisti e dei tifosi. Noi avevamo visto più di una volta che andava Osimhen, poi qualche rigore l'ha battuto Kvara, però io non mi aspettavo né Zielinski né Politano, però Zielinski l'ha battuto il primo con il Liverpool e quindi l'ha segnato, è come dire, bravi tutti. Osimhen l'ha sbagliato, oggi è toccato a Zielinski, poi è stato bravo Politano. Però hai ragione, lo dicevamo anche lui. Comunque, se Politano non tirava un rigore perfetto, quello parava anche quello. Sì, anche quello. Buttato. Lo stava prendendo, ma l'ha toccato, l'ha toccato. Era perfetto, mentre invece quelle di Zielinski erano un po' a mezza altezza e non erano troppo angolati. Quello che ha detto perché anche Francesco Rabboni. Perché sì. Quando tu il rigore lo tiri come Politano, proprio nell'angolino forte, raso terra, anche se individua, anche se il portiere diciamo indovina l'angolo, difficilmente ci arriva. Ma Politano è un buon rigorista. Politano è un buon rigorista, così sicuramente. Così come pure Mario Rui, che secondo me sarebbe un ottimo rigorista. Mario Rui no, per favore! Ma intanto a un certo punto stava per tirare lui, pare che stava per tirare lui. Mamma mia! Mario Rui l'ho visto di nuovo in difficoltà sulle palle alte. Sì, sulle palle alte male, sulle palle alte male. Non c'è l'oppo proprio, e chi l'ha pigliata la mira e stiamo attendendo all'angolina. Sulle palle alte molto male. No, non riesce fisicamente, non è colpa sua. Ciro, dimmi una cosa, dimmi proprio sinceramente. No, però no, ma io non è che devo difendere Mario Rui. Però sei d'accordo che questo è un giocatore che comunque ci mette l'anima? Almeno no, qui. Ma su questo non ci sono dubbi, allora. È in assoluto quello che si fa dire le cose, però purtroppo ha i limiti. Mario Rui ha preso il posto. E tu te lo ricordi bene, Francesco, che sei anziano come me, sì. del generoso Baldini. Bravo, del generoso Baldini. Baldini era inguardabile. Sì, però sì. Di Baldini si dice sempre il generoso Baldini. Intanto è caduto Ciro, mi dispiace, però lo salutiamo. Credo vabbè, sia sono caduto. Gli altri 19 che lo mantengono. Esatto. No, comunque... No, hai ragione, Baldini era così, però Baldini era centrale di difesa, sai. Era sì, ma voglio dire, come caratteristiche, anche lui non era proprio questo fine dicitore calcistico, però sai,
per edulcorare la pillola si dice il generoso Baldini. E la stessa cosa vale per Mario Rui, il generoso Mario Rui. Però sai, perché Max, anche stasera tempi si giocava a uomo. Sì, no, ma la mia, allora ragazzi, la mia era una battuta. Per riprendere quello che diceva Francesco, il generoso Mario Rui. Però se tu poi dopo vai ad analizzare, anche stasera e anche in altre situazioni ci sono dinamiche della partita che Mario Rui le soffre. Poi per esperienza, per carattere, per voglia, per generosità, per grinta, secondo me non è secondo a nessuno. Però ci sono tante cose che tanti vanno limiti affinate e vanno limate, perché comunque ha dei limiti enormi. Perché nell'attimo in cui tu comunque gli vai a giocare palla dietro, palla alta, purtroppo per dei limiti fisici non riesce a contenere l'avversario. Come stasera c'è un'azione nel secondo tempo dove il numero 2 Tavernier va via, entra in area, dove lui sbaglia l'anticipo. Quando l'anticipo in quella fattispecie di gioco non è richiesto, lui lo fa, perché spesso è ruento, perché spesso prova, nel primo tempo fa una grande giocata, nel primo tempo sullo stop lungo dell'avversario lui gli ruba il pallone, nel secondo tempo sbaglia perché è una giocata di impeto che non ha nelle corde. Allora, facciamo un'altra telefonata, poi vi leggo un po' Spalletti che sta chiudendo la conferenza. Intanto Giovanni Van Bronston ha detto che... Giovanni Van Bronckhorst, va bene? Non ti piace? Giovanni Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Vabbè, dai, così... Giovanni per gli amici. Esatto, Giovanni per gli amici, in partita fino al cartellino rosso, ma è chiaro che il Napoli ha tanta qualità. Spalletti a Sky, tanti segnali positivi, sono molto felice dei miei ragazzi. Ora a Milano per giocarcela. Questa ha detto recuperiamo quello che possiamo in vista della sfida con il Milan. Poi vi leggo ancora Spalletti in conferenza. Anche perché secondo me a Milano giocano gli stessi. Sì, sono della stessa idea. Pure io, per me giocano gli stessi. Anche perché dopo c'è la sosta. Per dopo c'è la sosta, quindi almeno forse se cambia uno ne cambia uno, ma potrebbe essere, ecco, Olivera per Mario Rui. No, non credo. Non credo neanche io, però ho detto uno che potrebbe esserci. Allora, pronto? Spalletti. Ciao. Ciao Domenico! Tutto bene? Tutto bene! Felice per questo voce. Napoli? Sei felice? Sì! Ti è piaciuto? Sì, fallete tu! Bellissimo, veramente bellissimo! Veramente un super Napoli! Che giota? A Milano, mo! Adesso si gioca a Milano domenica sera alle 20:45 e noi ci saremo come di consueto. Domenico, grazie. Ha detto? Sì. Ci sono a parlare a te, posso? Prima io, domenica. Va bene, ti aspettiamo la tua telefonata, dai. Okay. Grazie all'amico Domenico. Allora, Spalletti in conferenza, vittoria di enorme spessore. Da domani stesso atteggiamento. Allora, dopo la partenza e dopo il rigore sbagliato, il doppio rigore sbagliato, mantenendo la fiducia e la convinzione di prendere i tre punti. Loro sono partiti forte, ma come ci aspettavamo, la partita è stata dura, ma non abbiamo mai smesso di fare il nostro calcio. Poi è stata una vittoria del collettivo? Sì, per come sono entrati sembravano avessero giocato dall'inizio. Dombele ha vinto 2-3 contrasti, chi vince quel pallone lì poi ha spazio per sviluppare l'azione. Ho visto molti segnali positivi, è stata una grande prova per la stragrande maggioranza della squadra. Anche Zielinski, che batte il secondo rigore, è un sintomo, l'ha sbagliato ma è un segnale importante. Il regalo più bello di stasera è il sogno di un bambino di giocare queste gare qui. Dovevamo giocarla al massimo senza timori. Bisogna essere se stessi in queste gare, la squadra ci ha creduto, ha insistito. Siamo sulla strada buona, dobbiamo dar seguito. Quando si veste questa maglia, quello che hai fatto stasera lo devi fare tutti i giorni. Domani dobbiamo già rifarlo. Non si gioca, ma servono tutti i comportamenti che ti hanno fatto vincere qui.
non è che vincendo possiamo stare tranquilli. Le partite sono ravvicinate e tutti gli avversari sono fortissimi. Questo è il... Lo Spalletti pensiero. Ti dico una cosa, oggi prima parlavamo del centrocampo, a Sky Condò ha detto il centrocampo del Napoli funziona meglio rispetto ai grandi d'Europa, addirittura, ragazzi. Beh, siamo contenti di tutti questi, non è di questi complimenti. Meglio. È uno dei migliori centrocampo d'Europa. No, lo dice anche Condò, insomma. Ragazzi, il Napoli in questo momento, come si dice a Napoli, a centrocampo, e neanche a farlo apposta è perfetto, secondo me, come esempio, c'ha peso, qualità e misura. E misura. Perché? Perché? No, veramente, perché c'ha il peso e la forza di Anguissà, c'ha la qualità di Zielinski e c'ha la misura di Lobotka. Certo. Quindi in questo momento il Napoli tiene peso, qualità e misura, come dice a Napoli. Va bene, siamo contentissimi, ragazzi, veramente è una vittoria eccezionale. E aperta e chiusa parentesi, hanno segnato tutti, Veramente stanno segnando tutti, credibile. No, i tre di centrocampo hanno segnato tutti. Ha segnato Lobotka, ha segnato Anguissà l'altra volta, in Champions, ha segnato Zielinski in Champions in campionato, ha segnato Dombélé. È vero, manca Gaetano. Allora, vediamo se ci sono altre dichiarazioni di Spalletti. No, credo di no. Allora, ci fermiamo con le telefonate, ma tanto domani continueremo ad analizzare questa vittoria. Lo faremo ancora con tutti i nostri telespettatori, con i nostri amici, con le nostre telefonate. Venerdì già saremo proiettati alla sfida con il Milan. Domenica ci sarà la sfida con i rossoneri. Allora, proprio in chiusura, Franci, comincio da te, poi vado da Max. Che cosa dire di questa grande serata? C'è tanto da dire anche per la questione futura. Il Napoli con questa vittoria rafforza il suo pensiero, rafforza la sua consapevolezza di andare avanti sia in Champions che in campionato. Il Napoli, se fa due vittorie nelle prossime due gare, è già qualificata matematicamente, va a 12 punti. Il Napoli arriva, va a Milano bene, in maniera positiva rispetto al Milan, secondo me, che perdendo Leao perde mezza squadra. Invece il Napoli, se esce Kvara, comunque meno male, riuscirebbe a sopperire questa mancanza, o cambiando modulo oppure cambiando giocatore. Il Napoli è forte e quest'anno ci farà divertire. Dobbiamo solo stare vicini e sostenerlo. Spalletti, se gli siamo vicini, non lo martelliamo, fa meno errori. L'unica cosa mi piacerebbe vedere Dombélé con maggiore continuità. Sarà difficile, perché giustamente deve prendere minuti, No, a prescindere dai minuti, Zielinski come fai a togliere dal campo? Però Dombélé, se ha la fortuna di giocare con continuità, perché viene squalificato Zielinski, non lo so, Dombélé può essere la Francesco, per vedere Dombélé basta cambiare modulo. Se vuoi vedere Dombélé basta che cambi modulo, torni al 4-2-3-1. No, torni al 4-2-3-1 e lo fai giocare nei due insieme ad Anguissà o insieme all'Obotka. Però forse oggi, meglio con Anguissà, con Anguissà anche io, perché più potere. Però oggi Francesco mi ha fatto notare una cosa, poi è chiaro, ne riparleremo, che lui è entrato in una posizione, quella di Zielinski, no? Perché ha preso il posto di Zielinski, da mezzala sinistra. Lui è un portatore di palla, e poi ama accentrarsi, ama tirare. Però voglio dire, forse è meglio vederlo lì che casomai più dietro, perché oggi... Ma soprattutto quando non è in condizione... Perché oggi abbiamo visto un Dombélé che ha recuperato palla, è scattato più di una volta, perché è scattato due o tre volte, ragazzi. Il lancio che lui fa per il secondo gol del Napoli, che Dombélé la dà a Raspadori, Raspadori la dà a Olivera, Olivera la ridà a Raspadori e segna il Napoli. Però l'azione parte da Dombélé.
e Dombélé parte insieme ad Anguissa e va poi a concludere. Quindi mi è sembrato un Dombélé... Però considera Francesco che era l'88esimo, i Rangers erano in 10, lui era fresco, comunque... Però comunque se recupera la condizione... Ragazzi, ma se recupera la condizione, questo è un giocatore che 3 anni fa è stato pagato 80 milioni, Lo so. Quindi voglio dire, se recupera la condizione, questo è uno che è di un'altra categoria in mezzo al campo, ma se la recupera... Max, ti faccio una domanda. Io là ho... A parità di condizione, sì. Zelischi, Dombélé, devi scegliere uno. A parità di Zelischi, condizione. Sempre Zelischi. Perché ecco, vedi, a parità di condizione Zielinski ti fa la giocata che ha fatto stasera per mettere in porta Simeone e Dombélé non te la fa. Dombélé in condizione è un signor centrocampista, è uno che riesce a fare le stesse identiche cose di Anguissa, forse con un filo di qualità superiore in zona gol, però la giocata, l'estro, la classe, i due piedi, la direzionalità, il dribbling è la gamba che a Zielinski non ce l'ha Dombélé. Allora, io dico che Zielinski tecnicamente è più forte, però è più devastante Dombélé, sempre con parità di condizione. Sono due ottimi giocatori e io sono contento che ce l'abbia tutti e due il Napoli. Allora, intanto il collega Luigi Giordano ha fatto la domanda a Spalletti dicendo se nella storia, mai in 96 anni di storia, il Napoli ha vinto nel Regno Unito, più contento della solidità difensiva in queste due gare con due centrali nuovi o delle tante occasioni create con una gara e mezzo senza centravanti titolare. E Spalletti ha detto: quando loro hanno tirato pallate sugli attaccanti siamo stati reattivi ad arrivarci anche noi insieme a loro e renderli giocabili. Una squadra, Kim e Rachmani hanno fatto una grande partita, con Di Lorenzo si parte dal 9 in poi in pagella. Anche Mario si è fatto trovare pronto e i centrocampisti hanno pulito i palloni. È stata una grande partita con una grande crescita caratteriale e aumentata la voglia di portare a casa i 3 punti che sono meritatissimi. E poi come motiva Raspadori, Dombélé e gli altri, è cambiato il modo di ragionare, ora è difficile parlare di titolari. Si gioca ogni 3 giorni, ma ci sono 5 cambi. La rotazione arriva e avviene forzatamente. È chiaro che bisogna avere anche un po' di fortuna. All'inizio c'è da lottare su quei palloni. Simeone è più adatto di Raspadori. Però poi quando entra Raspadori, una scelta per farlo entrare nel momento giusto della partita, ormai funziona così. Spacca, si tiene fuori il migliore per fargli decidere la gara con più facilità quando il ritmo cala e lui è fresco e va a finire così. Dombélé si è messo a disposizione col passato che ha lui, è entrato con un grande vantaggio che avrà ancora più spazio, così si ragiona. Tra Politano e Lozano, chi gioca 90 minuti non è il titolare, negli ultimi 30 danno problemi nei muscoli e se ne fanno 90 l'altro non è in condizione. Quindi questo fatto di cambiare per forza anche Caracciola, oggi ragazzi ha giocato praticamente tutta la partita, Caracciola ha sbagliato diverse situazioni, è sempre più tranquillo anche sui piedi, sceglie dove portare il discorso. Noi quando abbiamo scelto di continuare con lui sapevamo della, parla di Meretto qui, della necessità di un periodo per ritrovare equilibrio, mentre su Kvara gli date voi consigli, è forte, è forte, è forte, poi arriva lì e tira anziché darla. Vedi, qua c'è la stoccatina a Kvara. Vabbè, pure Politano, Il gol di Dombélé chi l'ha fatto, Anguissa, vanno dato a lui tutti i meriti. Poi è chiaro che Kvara dà le impennate alla squadra, se non lo stendo non arriva in porta. Va bene, ragazzi, allora voglio chiudere velocissimo con Max. Max, ti chiedo proprio un minuto. Che cosa ti lascia questo match? Dai. Francesco, mi lascia una grossa convinzione che il Napoli è una signora squadra. Guarda, davanti c'è il calendario e segna mercoledì 14 settembre. Io sfido chiunque un mese fa, il 14 di agosto, a puntare un euro. Chi un mese fa avrebbe puntato un euro su questa squadra?
Io sentivo veramente il De Profundis, io sentivo veramente delle cose che non stavano né in cielo né in terra, sentivo dei ragionamenti folli, sentivo delle motivazioni e delle invettive contro tutto e tutti senza aver visto questi calciatori. Ad oggi, Francesco, a distanza di un mese esatto, io ti dico che questa è una signora squadra. Che finalmente, come dici tu, c'è una ventata nuova in cucina, c'è un'aria fresca, frizzante e soprattutto questa squadra ha dei margini di crescita enormi. Perché noi fino a un secondo fa abbiamo parlato appunto con Francesco che deve ancora crescere Dombélé, che deve ancora crescere Kvaratskhelia, che Simeone, deve ancora Raspadori. Bravo, che deve ancora crescere Simeone, Raspadori, Kim, Oliveira, ma di che stiamo parlando? E ad oggi tu ti rendi conto che io non me ne rendo conto, ma ci rendiamo conto che questa è una squadra che gioca da 8 partite insieme, da 8, e sembra che ne abbiano fatte 800 insieme. 8 sono 8 le partite ufficiali, 8. Sembra che questi giochino insieme da 800 partite. Ragazzi, Kim si è inserito come se a Napoli ci fosse nato. Cioè, come se fosse cresciuto nella primavera e poi ha fatto l'esordio in prima squadra. Cioè, tu non te ne rendi conto che questo viene da un altro sport, da un altro calcio, da un altro continente. Perché, ovviamente, il calcio in Turchia è un altro sport. Certo. No, ma sta tu bene. Non te ne rendi conto. È un giocatore fantastico, è un giocatore ordinato, pulito, preciso. Ma ragazzi, la spazza quando vuole, la spazza quando vuole. E poi ti dico che secondo me, un altro che quando sta bene fisicamente, là veramente c'è il problema, l'amico nostro Luciano Spalletti, è proprio Oliveira. Oliveira è un signor giocatore. No, ma Oliveira è un signor giocatore. Oliveira si è fatto 3-4 partite da titolare, non esce più. Allora, ragazzi, se Oliveira inizia a fare un paio di gol... che li può fare. Però Oliveira deve crescere in difesa, perché lo vedi che sta sempre un po' in attacco. Oggi anche a un certo punto... Ma Oliveira anche nell'Uruguay gioca così, eh? Lo so, però lo sai che poi... Ma Oliveira è sudamericano. Lo so. Ragazzi, allora, così. Io devo assolutamente chiudere. Andatevi a vedere il gol di Haaland con il City. La porta trema. No, ma più che altro perché ha fatto una giocata stile Kung Fu, e poi contro il suo Borussia Dortmund, quindi per lui è stato anche pazzesco. Va bene. Allora, io ringrazio Max. Ciao Max, ci vediamo presto. Ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco, anche a te. Un saluto ancora a Davide e regia. Grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie. Allora, l'ultima cosa veloce. Sì, vai. Allora, il Napoli si vince le prossime due, è qualificato in Champions agli ottavi. Agli ottavi. Prossime due deve vincere, però tutte e due con l'Ajax, non te lo dimenticare. E la butta fuori. Però la prima io mi accontenterei di un pari e di una vittoria con l'Ajax. Dobbiamo avere le altre due partite libere per far giocare gli altri. Per far giocare il campionato. Sì. No, io non voglio arrivare come al solito. La Juve deve vincere quattro, le stat di quattro per qualificarsi, tre è uscita fuori. Vabbè, insomma, lo sai, è meglio che la Juve rimane un poco, perché così si stancano pure loro, insomma. Vabbè, grazie a Davide, abbiamo sforato, lo so, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Domani appuntamento alle 15:30, come di consueto analizzeremo ancora il match, cominceremo a parlare di tante cose perché questa partita ci ha fatto capire tante cose, e venerdì ci proietteremo alla super sfida con il Milan. Grazie e forza Napoli, ciao!